schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo Give a Car to Friend, o meglio come passare le auto agli amici o prendere le auto dagli amici, ma secondo me un glitch così facile non è mai esistito ragazzi. Quello che vi serve è un amico, una base operativa e un'auto di strada. Allora dovete prendere l'auto dell'amico e metterla al lato del pallino giallo come lo sto mettendo io. Ovviamente aprite il menu interazione per non entrare nella base operativa. Mi raccomando, la base operativa deve essere piena, ragazzi. Dopodiché prendete l'auto di strada e vi avviate verso la base operativa, mentre il vostro amico deve mandarvi un invito nel suo CEO, quindi il vostro amico dovrà essere CEO. Come vedete mi è arrivato l'invito, aprite l'invito e vi fermate qui su questa schermata e vi mettete esattamente sul pallino giallo. Accettate l'invito di CEO, vi comparirà base operativa piena e lo accettate, dopodiché vi suicidate e quando respawnerete potrete prendere la macchina del vostro amico. Però prima di poter fare quello dovete lasciare il CEO del vostro amico e poi potrete prendere l'auto. Ragazzi, questo glitch è veramente semplicissimo, infatti ci ho messo una cazzata a spiegarvelo. L'unica cosa che dovete fare attenzione è che quando in pratica fate il passaggio di premere X e poi accettare il messaggio di base operativa piena, non lo dovete fare velocemente perché altrimenti vi farà entrare, l'auto sparirà dentro la base operativa anche se è piena e dovrete ripetere da capo il glitch. Invece se voi lo fate con un certo timing, come l'ho fatto io, non è necessario farlo velocemente, quindi lo fate, premete X, accettate il primo messaggio per entrare nell'associazione del vostro amico e poi accettate il secondo messaggio. Non dovete premere X a raffica. Come vedete io già ne avevo duplicata un'altra di questa auto per fare una prova. E che cosa dovete fare? Una volta che avete fatto ciò, il glitch è finito, l'auto è vostra. Per renderla effettivamente vostra, l'unica cosa che dovete fare è riavviare l'applicazione, perché se uscirete dalla base operativa con questa auto vedrete, poi molti di voi lo sapranno, che vi farà scendere dall'auto e non vi farà più accedere. Quindi riavviate l'applicazione e l'auto sarà vostra. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.